Buongiorno a tutti, bentornati ai nostri smart webinar di Decorlab. Oggi abbiamo qui con noi di nuovo CVS, e Agnese, che conosciamo, e Davide Sforza. E oggi parliamo di un tema che interessa molti di noi, che è quello degli eventi online, cioè della necessità che è subentrata chiaramente durante il lockdown, ma che persiste per molti di noi, per tutto il mondo eventi, di spostare gli eventi reali fisici invece in altro tipo di format online, quindi dove si partecipa con un'altra modalità e dove chiaramente sono necessarie anche il contributo della tecnologia per fare in modo che l'evento comunque mantenga dove possibile tutte le caratteristiche che aveva offline. Agnese e Davide ci aiuteranno a capire come CVS lavora, ha lavorato e lavora ancora per supportare questa esigenza da parte di tutto il mondo degli eventi, che è stato uno di quelli più colpiti da questi mesi. E io lascio la parola ad Agnese, che adesso ci racconta un po' anche questo aspetto di CVS. Grazie Aurora per appunto darci questa ulteriore possibilità un po' di condividere le nostre riflessioni che stiamo facendo in tutto quelle che sono le trasformazioni del mondo museale, del mondo retail, ma adesso appunto parlando di eventi digitali in realtà è qualcosa che interessa in modo trasversale tantissimi settori. Pensiamo appunto a tutti quei settori che si sono trovati in passato a organizzare appunto attività in presenza come quelle degli eventi di vario tipo, conferenze, eventi tecnici oppure eventi di lancio prodotto, perché proprio anche questo è un ambito nel quale torna forte quello che è l'attività che ci caratterizza come CVS, ovvero di realtà che progetta esperienze online, quindi esperienze fortemente integrate tra la dimensione fisica e la dimensione digitale. E quello che proprio stiamo vedendo a livello di esigenze, bisogni, ma anche proprio di trend, è un nuovo tipo di eventi che sono eventi di tipo ibrido, in cui appunto lo spazio fisico, in cui c'è forte la presenza appunto all'interno di un contesto reale che noi con le nostre soluzioni rendiamo smart, necessariamente saranno eventi a capienza più ridotta e quindi c'è sempre più l'esigenza di avere integrazione con anche la possibilità di dare visibilità a questi stessi eventi anche in un contesto online di evento digitale. Ci sono altri eventi che per loro natura, magari anche per la loro dimensione internazionale, rendono molto più difficile il pensare di progettare nei prossimi mesi, diciamo in tutto il 2020, un evento in presenza, perché proprio quello che vediamo è che naturalmente anche i viaggi intercontinentali hanno più difficoltà a consentire di immaginare eventi in cui il pubblico arriva da tutto il mondo. E quindi in questo caso appunto sta proprio emergendo forte l'esigenza di pensare a eventi che sono sempre stati organizzati nel contesto fisico, hanno sempre stati molto attrattivi anche per persone da tutto il mondo e che quindi in questo momento devono essere progettati online, con però, come dicevi tu, le stesse caratteristiche, opportunità di engagement con il pubblico, opportunità di comunicazione, anche opportunità di interazione one to one tra i partecipanti oppure a piccoli gruppi, eccetera. Quindi oggi, per raccontare un po' quali sono i tipi di scenari e di soluzioni su cui noi stiamo ragionando, appunto c'è con noi Davide, che proprio su queste tecnologie, su queste experience, perché appunto non dimentichiamo che noi lavoriamo sempre in modo molto integrato tra soluzioni tecnologiche e progettazione di experience, un po' è la persona, ecco, di riferimento che sta lavorando proprio su questi temi. Per la creazione di un evento digitale bisogna ovviamente prendere in considerazione tutti gli aspetti organizzativi per la creazione di un evento fisico vero e proprio. Questo periodo di lockdown tutti abbiamo familiarizzato con le varie piattaforme informali per sentirci con i nostri amici e parenti, ma soprattutto abbiamo approfondito le piattaforme formali per continuare a lavorare con i nostri colleghi di lavoro. Con il nostro team di ricerca e sviluppo abbiamo visto proprio una crescita esponenziale delle piattaforme più famose, che sono riuscite comunque a portarsi al passo con i tempi, colmando le lacune che li posizionavano a un livello inferiore. Ad esempio, la piattaforma Teams si è aggiornata continuamente, giorno dopo giorno, settimana
dopo settimana per portarsi appunto al passo col mercato. Se prima come dashboard di engagement avevamo 2 o 3 possibilità, ora siamo sicuramente saltati a più di 50, un intero pianeta che si muove sul digitale. Solitamente noi lavoriamo facendo una strategia prima dell'evento, no? Una strategia di comunicazione, come viene fatto in qualsiasi tipo di evento, per poi passare alla piattaforma di organizzazione. Ogni piattaforma dà la possibilità appunto di creare un invito customizzato, mettendo dei banner, il proprio logo, e appunto dando la possibilità di fare dei questionari e iscriversi direttamente all'evento, che viene appunto data la possibilità di crearlo gratuito o a pagamento. Sorpassata la piattaforma di organizzazione, viene scelta la piattaforma per il live. Anche qui abbiamo varie possibilità in base al tipo di evento che vuole essere costruito. E in questa modalità abbiamo la possibilità ovviamente di inserire una parte di Q&A, di pool. All'interno di questo evento viene fatta una vera e propria regia, appunto mutando i vari microfoni, selezionando i guest, dando l'opportunità anche alle persone che ascolteranno l'evento di poter intervenire non solo all'interno della chat, ma anche, come abbiamo detto, in un reparto di Q&A, e si creano delle vere e proprie virtual room dove può avere la possibilità di avere un one-to-one con i guest dell'evento. L'evento poi viene registrato e vengono raccolte tutte le informazioni riguardanti alla partecipazione dei candidati. Possiamo vedere da dove si sono collegati, il momento preciso in cui sono entrati appunto nella conferenza, quanto tempo sono rimasti, con che dispositivo si sono collegati, e registrando, diciamo, il tutto possiamo anche customizzare poi il prodotto finale con una post-produzione, quindi con l'inserimento di un logo, un intro, un outro e la creazione appunto di piccole pillole e di vari video con vari formati. Quindi diciamo che veramente anche nel portare online gli eventi, alcuni eventi, si deve davvero pensare comunque a tutte le fasi di sviluppo e di progettazione di un evento, come quando lo si pensa per il contesto offline, con in più la possibilità, appunto, come diceva Davide, di avere anche tantissimi dati che sono un po' poi la ricchezza di chi si occupa dell'organizzazione, di chi si occupa anche del capire effettivamente come quali sono stati gli impatti e i ritorni di quel tipo di evento. Quindi questo è un po' sempre l'aspetto su cui noi lavoriamo. Quindi i 3 livelli della progettazione: quello della user experience, che si occupa appunto di capire da il lancio della campagna di comunicazione per acquisire nuovi iscritti all'evento, fino all'engagement durante l'evento stesso, fino, come diceva Davide, alla parte successiva di post evento, quindi di valorizzazione di tutti i contenuti creati durante l'evento per i momenti successivi e poi anche per il lancio magari dell'edizione successiva, quindi la parte la user experience. Poi c'è la parte diciamo più di piattaforma, che in questo caso è una piattaforma tecnologica, ma che ha delle esigenze forti di multimedialità, quindi tutta la parte di scelta della piattaforma, di integrazione tra piattaforme diverse, perché poi parte del nostro lavoro è anche quello di utilizzare alcune piattaforme e farle interagire con piattaforme che ad esempio le realtà, le aziende già utilizzano. Quindi io mi posso immaginare nel contesto degli eventi un Eventbrite che viene utilizzato per promuovere l'evento e acquisire le iscrizioni, che poi si integra con la stessa piattaforma utilizzata magari per il live streaming durante l'evento. E poi a questo, come dicevamo, che si aggiunge, no, e va a valorizzare il fatto di poter portare tutto sul digitale, poter integrare piattaforme diverse, il layer di cui ci occupiamo, che è quello invece dell'analisi dei dati. Avendo appunto piattaforme integrate, possiamo davvero seguire, vedere come converte il visitatore dell'evento durante tutto il ciclo, dalla parte di iscrizione alla parte di partecipazione, quindi capire appunto anche come e quale magari anche tipo di pubblico si riesce a coinvolgere maggiormente,
fino poi davvero al post evento, al monitoraggio del post evento e poi magari all'analisi dell'evoluzione dei visitatori, dei partecipanti agli eventi anche nel corso degli anni. Gli eventi online c'erano anche prima di questo periodo, ci sono stati moltissimo durante questo periodo e probabilmente continueranno a esserci anche quando la situazione migliorerà e si potranno tornare a fare gli eventi fisici. Quali sono alcuni strumenti che magari in questo momento non vengono più usati all'interno degli eventi online? Se ne avete acquisiti di nuovi, magari perché vanno a sostituire alcuni degli aspetti degli eventi che al momento non si possono fare, e sul futuro, secondo voi, quale parte resterà più di tutti come successo di questo lavoro che, come diceva Davide, viene fatto su queste piattaforme? Una forte caratteristica che vediamo proprio come trend sono gli eventi ibridi. E questo che cosa implica? Implica il fatto che debba essere progettato in modo integrato lo spazio fisico, che diventa spazio di esperienza in primo piano dei visitatori, quindi deve essere comunque un set funzionale alla messa online dell'evento, ma allo stesso tempo anche un ambiente accogliente per i partecipanti nella dimensione fisica. E questo ha un fortissimo impatto anche sulla scelta delle tecnologie, perché se prima pensavo ai due momenti come momenti separati, no? Quello del contesto fisico in cui il focus era il rendere l'ambiente accogliente per i visitatori fisici, e invece se dovevo pensare a un evento online pensavo davvero alle classiche tecnologie di webinar che avevano le funzionalità utili appunto a comunicare nel modo più efficiente possibile su chi si collegava appunto da un computer in remoto. Adesso invece a valore aggiunto sono tutte quelle tecnologie che consentono un'ibridazione di questi due spazi. Tutti i sistemi di videoconferenze che non solo vanno a appunto consentire una proiezione del contenuto, ma anche a diventare essi stessi strumento di comunicazione all'interno dello spazio fisico. Chi si occupa di fare eventi dovrebbe considerare di fare un piccolo investimento sulla strumentazione, no? Abbiamo la possibilità di offrire vari tipi di soluzioni, da quella più economica a quella più costosa, ma comunque consigliamo fermamente di investire sul digitalizzare il tutto, perché appunto, come ben sappiamo, se prima a un evento potevano partecipare 500 persone, ora magari ne possono partecipare, non lo so, 200, 100, 50, no? E quindi il fatto di avere, come diceva Agnese, la possibilità di avere una soluzione ibrida, no? Che mi posso collegare anche se sono da casa, anche se è full, anche se appunto l'evento è sold out, io comunque posso avere la possibilità di collegarmi da casa, penso sia una grandissima cosa che dà la possibilità di avere un engagement ancora più alto rispetto a quello che si poteva avere prima. Ovviamente l'esperienza fisica rimane la cosa più bella che ci sia, appunto se pensiamo ai concerti, a qualsiasi tipo di evento che ci possiamo immaginare fisico, però comunque dando una qualità buona, dando la possibilità di fornire un prodotto anche valido a livello sia audio che a livello video, a livello di impianto luci, sicuramente avrà un impatto maggiore. Siamo stati abituati in questo tempo di lockdown ovviamente a guardare anche il telegiornale fatto da casa, le interviste quando intervistavano le varie persone, nessuno era in un set. Penso che ora, oggi sia il momento di rafforzare la qualità, e quello che può essere un valore aggiunto che noi vogliamo dare è la qualità sia video che audio di quello che può essere un evento. Grazie mille, io vi ringrazio entrambi per questo contributo e alla prossima. Grazie a te, ciao. Grazie, ciao.